Ragazzi, ho in mente uno scherzo assurdo da fare a Cap. Infatti, siamo qui in compagnia di Ninna. La regina. Sì, proprio la regina. Ah, la regina degli scherzi, tra l'altro. Per questo ho chiamato lei The Crazy. Buonasera, buonasera. E anche in compagnia di Matti. Finalmente. Che cosa dobbiamo fare? Carissimo Matti, ho creato un profilo fake su Instagram con il nome di una bella ragazza. Immagini il profilo di bella ragazza. Aspetta, aspetta. Che nome ha una bella ragazza? L'ho chiamata Angelina. Oh, non sapevo che nome mette. Ce l'ho chiamata Angelina perché dobbiamo fare uno scherzetto a Cap. Infatti ho già inviato un messaggio su Instagram e ho scritto: ciao cuoricino col bacetto. Noi proveremo a rimorchiare Cap con un profilo fake. Il problema è che l'ho inviato già tipo 5 minuti fa e ancora deve rispondere Cap, si vuole fingere. I maschi si fanno aspettare. Si fanno aspettare. Va bene, aspettiamo il messaggio di Cap. Fermi tutti, perché dopo ben 14 minuti mi ha risposto e si è sprecato con un hey. Sei fortunato, però almeno ci ha risposto perché ha visto la bella ragazza. Allora, io ora mi collego al mio cervello. Sì. Ah, perché solitamente è scollegato il tuo cervello. No, ragazzi, aspettate almeno una mezz'oretta perché è un po' arrugginito. Ed ho detto... Allora io ora mi collego e chiedo: secondo noi cosa dovremmo fare? Dicevo, lo volete sapere? Vai. Sì, dici. Ovvio. Allora, secondo me devi fare un po' il misterioso, un po' il vago. Devi dire ci dobbiamo immedesimare in una femmina. La misteriosa e sì, la vaga. Sì, misteriosa e vaga. Ti ho visto l'altro giorno. Ok. Ti ho visto l'altro giorno. Così a caso. Sì, specifichiamo. Non dobbiamo inviare un emoji. No, le emoji no. E allora ho sbagliato all'inizio, lì ho messo il cuoricino e il bacetto. All'inizio va bene, però okay. Poi no. Ti ho visto l'altro giorno e lui dirà: ah, perché il problema è che il Cap in questo momento è a Rimini. Ok. A Roma. Subito. Questo qui è innamorato. Dove? Ok, a Roma. Al centro commerciale Le Befane ci passiamo. No, a Rimini, abbiamo detto a Roma. Ah, ok. A Piazza del Popolo. Sì. A Piazza del Popolo. Lo sai che gli puoi dire? Eri in giro con il monopattino. Con il monopattino. Con il tuo amico Kazu. Sì. Con il tuo amico brutto. Anche questo è. Mi sto auto insultando. No, vabbè. Perché così almeno lui è più bello. Guardate l'intelligenza delle ragazze. Comunque sì, io e Cap giriamo sempre con altre risposte identica. Cap, stai per caso dicendo che sì, quel coso brutto? No, devi dirlo, perché se no sospetta che se tu fai un complimento sì, a Cap. Sì, lui. Esatto. Tu sei molto più bello, scrivo tipo. No, aspetta, è troppo presto. Ok, sì. Ora un altro. Ma ora non ci sei a Roma, vero? Ma ora aspetta, ho visto dalle storie. Oh, sta scrivendo, aspetta. Sta scrivendo. Ti immagini? Ora dice sì, è proprio brutto. Per caso eri tu la ragazza che mi ha salutato invece. No, vero. Al piccio ci hanno salutato delle ragazze. Sì. Cogli la palla al balzo. Sì. No. Era una mia amica. Guarda, qui me la so giocata bene. No, era una mia amica. Però digli, ho visto dalle storie che non sei a Roma. Ok, aspettiamo prima cosa risponde. No, era una mia amica. Io andrei diretto, Kazu. Proprio sei bello e ti vorrei conoscere. No, con calma. Ma che approccio è questo? Allora, ho visto dalle tue storie che ora sei a Rimini. Magari una faccina triste? No, ora invii e poi scrivi: peccato, potevamo vederci. Si vede che Ninna è proprio una donna. Peccato, potevamo vederci. Ok, Matti, ma Ninna ti ha conquistato in chat? No, lui in realtà l'ha fatto. Devi sapere che io qua dentro nascondo un potere superiore. Allora, Matti, il prossimo messaggio ce lo dirai tu. Perfetto. Cioè, raga, si vede proprio che sei di Roma. Sei di Roma. Su questa abbastanza banale. Sì, però devi tenere sempre la risposta aperta. Sì, ma viaggio molto. Sì, ma mi piace viaggiare. Mi piace viaggiare. Allora, Ninna, tu mi devi spiegare come ti ha fatto a conquistare Matti. Con sì, ma mi piace viaggiare. Fidati. Oh, se l'ha detto Matti, funziona, basta. Che zona sei? Aspetta, no, io non pensavo rispondesse così, aspetta, però. Aspetta, che zona sei? Abito vicino al Colosseo. Abito vicino al Colosseo, ma mi piace tanto Rimini. Mi piace tanto viaggiare. Mi piace tanto Rimini e i riminesi. No, scrivi. No, aspetta. Anche i ragazzi di Rimini.
No, 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 no. Senti, cosa? Devi scrivere ci vado in vacanza ogni estate. Questo è geniale. Ci vado in vacanza. Sì, ma anche i ragazzi di Rimini, almeno lui si esaltava. Ok, allora, mi piacciono molto i ragazzi di Rimini. Ok, ok, via. Sono bravissimi. No, 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 raga. Allora, se riusciamo a rimorchiare Cap con un profilo fake attraverso Instagram, allora lasciate già il piace per ora. Ha visualizzato? Ora un attimo destabilizzato. Destabilizzato perché ha sentito. La sua faccia molto... sarà tipo: oh mio Dio, una ragazza mi ha cercato. Fermi tutti, fermi tutti. Ha messo la faccina con l'angioletto. Okay. Però è rimasto molto. Settimana prossima sono a Roma. Qua, guarda. No, abbiamo bisogno del consiglio di Nina qui. Consiglio femminile, perché noi comunque siamo dobbiamo far finta che siamo innamorati, Io so cosa risponderesti ora. Non lo so, meglio che lo dici tu. Ok, organizziamo. No, guarda, te lo dico io, cazzo. Buttala lì. Ci prendiamo un caffè insieme. Prendiamo un caffè insieme. Prendiamo un... Quando Roma. Prendiamo un caffè insieme. Ma chi è che lo beve il caffè? Io, ha un aperitivo. Ma vabbè, no, nel caffè è sottinteso anche l'aperitivo. Sì, dai, io scendo martedì mattina. Ci vediamo alle 10 a campo. Alle 10 a campo dei fiori. Vabbè, vuole fare una colazione? No, però aspetta, io nella bio di Instagram ho scritto che ho tipo 16 anni, quindi vado a scuola. Quindi è vero. No! Fai didattica a distanza. La mattina comunque devo seguire le lezioni, quindi sono impegnato. Vieni a prendermi fuori scuola. Vieni, ti immagini se le scuole a Roma sono chiuse? Tipo? No, ancora no. Ah, ok, vieni a prendermi fuori scuola. Ok, e se ti dice quale scuola? Sapete, conoscete la cerca su Google. Pensavo fossi in video lezione. Ancora no. Ancora no. Va bene, che scuola? Istituto di istruzione Leonardo da Vinci. Vai, è perfetto. Leonardo, scuola Leonardo da Vinci. A cazzo, ce ne saranno miliardi a Roma. Attenzione, perché ora ti chiederà dov'è, quindi dobbiamo rispondere subito. Vabbè, poi ti spiego. Poi ti... Aspetta, se mi dice scuola Leonardo da Vinci, diciamo, me lo dici su WhatsApp e mi lasci il suo numero. Sì, è vero. Si può fare, ok. Raga, queste qui sono proprio le tecniche da ragazzi, vedete, spunto dagli esperti. Che strano, anche io a Rimini andavo in una scuola con lo stesso nome. Non ci voglio credere. E anche io in Sicilia, raga. Addirittura, no, io no. No, neanche fammi io. Fammi indovinare, liceo scientifico. No, sì. Aspetta. Class. A Rimini ci sono ragazzi belli, ma non tanto perspicaci, possiamo dire. Così ne andiamo a creare un po' di... No, te la vuoi tirare. Piccantezza. Un po' di piccantezza. Ok, Nina, va bene sta faccina che ho messo? Avrei messo il bacio. Giusto, hai ragione. Ecco, io io le faccine non le so usare, non ci posso fare niente. Però dai, ci sta, ci sono ragazzi belli ma non tanto perspicaci. Vediamo che dice, perché qua mi sa che l'hai offeso un po', Sì, per ora partiamo proprio. Cosa vorresti dire? Però non qui partiamo con la punchline. Avevo detto che non aspetta, capiva. Aspetta, partiamo con la punchline. Allora, che il mio sì, è una battaglia reale. È un liceo classico. Però ti perdono. Faccina col bacio. Guarda che ha scritto una... No, questa qui non la considero. No, la pagina. Che il mio è un liceo classico, però ti perdono. Vediamo cosa ci risponde. Sai com'è? Non conosco le scuole di Roma. Sicuramente. Però ti piacerebbe conoscere una ragazza romana? Ti piacerebbe? Vai. Però ti piacerebbe conoscere... Dinna la faccina. Faccina. La faccina giusta, e Nino. Quella con l'occhiolino. Con l'occhiolino. Ah, sì, ci sta. Si può fare. Dipende dalla ragazza, addirittura. Nina, io che sono significa? Io l'avrei lasciato. No, dai, uno vuole bene ragazze, io ti piaccio tipo. Dipende dalla ragazza. Dal mio profilo. Come ti sembro? Come ti sembra il mio profilo, esatto. Magari potresti conoscere me. Diretto proprio. Diretto. Ma le ragazze se lo possono permettere. Carina da. Ma come si permette, carina ragazza? No, è giusto. Ma io ho scelto delle foto di una sedicente fotomodella. Ti vuol dire che sei bellissima, cioè. Anche lui un po' di esagerare. Carina da. Oh, sta scrivendo, chissà cosa ci dirà. Allora domani ti passo a prendere alle 3. Domani. Ma non era martedì. Sì, ma allora a parte che lui doveva rimanere a Rimini per altri 2 giorni. Cioè, è tornato a Rimini solo per vedere una ragazza fake, non ci voglio credere.
Ma non tornavi martedì da Rimini? Ragazzi, ha scritto: se devo vedere una bella ragazza posso scendere anche prima. Io ho in mente una cosa. Anche io. Guarda, scrivi: wow, mi sento tipo più innamorata di te. Sono più innamorata, okay, okay. Una cosa del genere. Vai, dobbiamo diretto. Andare veloci, dai. Dobbiamo. Nina, cioè, quello domani viene, capito? No, cioè, sono viene. Nina non è d'accordo. Cosa dobbiamo scrivere, Nina? Tu pensa che Cap domani viene, quindi giusto. Oggi bisogna essere belli aggressivi. Allora, scrivi. Se lo dici così, allora ci vediamo domani. Allora è una faccina, qualcosa. Un bacino per forza. Bacino? Sì. Ok, sì. Ok. Bello. Mi è piaciuto. Ma guarda questa sulla chat! Non faccio subito visualizzare. Raga, sta aspettando, noi abbiamo risposto tipo dopo 2 minuti ancora. È troppo interessante. Ah, è troppo interessante. Sì, Raga, è il nostro. Cap l'abbiamo conquistato con un profilo fake. A domani! Aspetta. Però c'ha bloccato la chat praticamente. Se proviamo a chiedergli: vuoi vedere una mia foto? Pensavo vuoi sposare. E invio la foto nostra. Aspettiamo la foto nostra. Aspetta, facciamo una cosa. Ti invio un mio selfie, così domani mi riconosci meglio. Qualche faccina tipo questa qui, il bacetto. Giusto. Molto. Vediamo. Ragazzi, immaginate se dici ok. Prego. Ma secondo me per forza devi dire ok. Cap non è molto bravo a riconoscere le persone, quindi gli serve una foto. Ok. Per la foto. Facci strane. Inviamo la foto. Raga, ma che foto gli abbiamo inviato? Non ci voglio dire. Chissà quale sarà la sua risposta. Vorrei vedere la sua faccia in questo momento, cavolo. Eccola. Vediamo. Ha visualizzato. Si è messa a ridere, raga, ma secondo me non ci credo. Siamo stati bravi. Ho fatto il biglietto. Non ci voglio credere, ha fatto il biglietto per tornare a Roma. No. Oh mio Dio. Non ci voglio. Adesso mi rinforzate. Beh, il video è tuo, Kazu, quindi. No, io non so niente. Kazu, io non so niente. Ciao.